per essere in comunione con Dio. In questa preghiera che Gesù rivolge a Dio Padre, siamo coinvolti noi come Chiesa, perché uniti a Cristo nel suo amore possiamo partecipare all'amore di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Gesù prega per i discepoli. Invoca su di loro e sulla Chiesa il nome di Dio, il nome di Gesù. Ciò che viene chiesto è che siano uniti tra loro come Cristo è unito a Dio Padre. Una comunione impossibile per i discepoli se non fosse Cristo stesso a fondarla nel suo amore. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. A tenere uniti i discepoli è stata la presenza di Gesù, in forza del suo nome che significa Dio salva. Viene ricordato Giuda che tradisce, ma anche per lui ci sarebbe stato il perdono se lo avesse chiesto. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. La gioia piena di cui si parla è lo Spirito Santo. Lo Spirito che Cristo manderà. Lo Spirito che dona forza alla Chiesa e al mondo. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Per mondo non si intende il creato o in generale il mondo materiale. È mondo ogni volta che c'è tenebra nel cuore, ogni volta che si rifiuta Dio per seguire il male. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. Rinati nel battesimo, noi non apparteniamo più al mondo e al maligno, siamo nuove creature. In noi abita Dio, siamo tempio dello Spirito Santo. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Pur non appartenendo al mondo, siamo mandati nel mondo per essere luce e lievito. Siamo stranieri e ospiti, viaggiatori di passaggio, qui per un breve attimo. Rinati per una vita nuova.